finzione, finzione, finzione o realtà? Lo psicodramma del PD si è compiuto e Maurizio Martina diventa di fatto il reggente del partito un tempo gestito da Matteo Renzi. E che cosa dice? Governino Lega e Movimento 5 Stelle. La logica è molto semplice, si assumano loro la responsabilità di governare posto che hanno vinto. In realtà è una finzione, non quello che dice Martina, ma quello in cui ci troviamo oggi. La finzione è che una legge elettorale voluta proprio dal PD a colpi di fiducia non rende in Italia chiaro il vincitore. Intanto non sappiamo se ha vinto la coalizione col 37% o il primo partito, il Movimento 5 Stelle, col 32%. E poi, anche se avessero vinto, non potrebbero governare perché non hanno i numeri sufficienti in Parlamento. Quindi non è la responsabilità dei cosiddetti vincitori a governare questo paese, ma ahimè, in questo incredibile paradosso in cui ci ha portato la legge elettorale, a governare sarà chi dei due, Lega o Movimento 5 Stelle, sarà in grado di portarsi a casa i voti, cioè gli eletti, proprio del neo segretario Martina. Questa è la realtà. La finzione è che loro abbiano la responsabilità di governare da soli.